È acceso? Sa, sa. Si sente? Sì. Si sente? No, mi sa. Si sente? Sì, si sente, sì. Si sente. Ah, che bello, no, perché l'applauso era talmente forte. No, è che si aspettavano, ma anche meno fuori. Sì, lo so, non dico ancora. Ci ha rissato male, cioè. No, scusate. Non sono venuti, ragazzi. Non lo sapevo. Ah, non lo sanno, novità. Non no, lo sanno. C'è un problema a Sacchitello con la macchina, quindi... Non è vero, non stiamo è vero. Scherzando, stiamo allora, scherzando. Ci siete? Sì! Fate oh. sentire l'applauso, forza! Forza! Di più! Forza! Di più! Ok! Oh. Perché forse voi non lo sapete. Questo è il pubblico che ci piace a noi. Certo, questo è il pubblico spontaneo. A noi. Spontaneo. Spontaneo, vabbè, lasciamo perdere. Che vi vende il cuore, sentite. Forse voi non lo sapete, sì. Ma i biglietti di questa sera sono stati venduti in 24 ore. Quindi a voglia se dobbiamo applaudire. Non è mai successo prima d'ora. Poesia. Poesia, poesia. Va bene, allora. Eccoci qua, nel frattempo i nostri ragazzi si stanno... Sì. Innanzitutto questa è una registrazione, quindi cosa sì. dobbiamo dire alle persone? Che esatto. non bisogna alzarsi durante lo no. spettacolo, ok? Non si può pisciare al centro. No, 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 quello no. Quella è una cosa che non si fa esattamente. Mai. Poi cos'è che non si deve fare? Masticare, dita nel naso, insomma, ne potete approfittare quando tra il primo tempo e il secondo tempo fate quello che volete. Non adesso prendete no. i cellulari, non si può riprendere. Non si filma, attenzione. Non si filma. Mi sento Mike Buongiorno, attenzione. Non si filma. Non si fanno le sporcaccerie, vabbè. Esattamente. No, quello dipende. Se ci annoiamo a noi ci piace vedere da quale cose. No, no, e se il signore può evitare di toccarsi, no. Anche perché a toccare gli uccelli morti viene l'aviaria, no, esatto. Stai attento, una cosa. Non ci vabbè. Non servirgli le battute perché veramente poi si distrugge in un minuto. Allora, benissimo. Allora, facciamo qualche prova di applauso, sì, che ne pensi? Sì, 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 dobbiamo provare, dobbiamo capire, dobbiamo testare questo punto. Allora, intanto dobbiamo testare una risata, ci servono le risate finte, perché siccome non fa ridere un c***o per esempio. Esattamente. Quindi almeno così ci mettiamo il ferro dietro la porta, ok? Capito? Quindi al mio 3 proviamo soltanto risate. Facciamo per lato, allora sì. lato destro. Vai, ci proviamo. Al mio 3. 1, 2, 3. E hanno applaudito. Risata, no, vomitate. Infatti là sotto sono alla terza birra. Piano, questo. Solo risata, solo risata. Risata, risata. Al mio 3, sì. Sì, sì, con te sto parlando. Proprio con te che sta ridendo adesso e dovrei ridere fra 3 secondi. Ok. 1, 2, 3. Pure secondo con la me loro lo fanno di meglio. Ci voglio. Sì, vediamo, vediamo. Io vediamo. Da loro, io da loro. Vai. 1, 2, 3. Pam. Ma poi a comando, poi vado. Meravigliosi. La riproviamo? 1, 2, 3! 1, 2, 3! Pecca mancia! Facciamo così, insieme, va bene? Ce la facciamo? 1, 2, 3! Ma che era? Oltre i 3 secondi non sono interrotto! Cioè, ma avete visto l'asma, non lo so, avete problemi di respirazione? Riproviamo, dai, allora, riproviamo tutti insieme, più lunga, più lunga. Risata di pancia. Teniamo la risata, dai! Ci siamo? Sì! 1, 2, 3! Senza svenire, senza andare in iperventilazione. Si faccio morire, sì, praticamente 7 vabbè. Di qua e 12 di là se ne sono andati. Adesso proviamo un applauso. Ok, facciamo un bel applauso forte, forte, forte. Ce la facciamo? Ma no, aspetta. Aspetta. Questo lato. Stava scappando. 1, 2, 3. Dai, c'è, c'è. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Insieme. Tutti uno, insieme. Due, di più! Vai! Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo! Ci piace, ci piace, piace ci piace! Questo è il pubblico che noi preferiamo sì. perché questo pubblico ha le classiche 3 caratteristiche. Cioè? Quali sarebbero perché? Queste caratteristiche? Perché è un pubblico che sa guardare. Guardoni! È un pubblico che sa chiacchierare. Chiacchieroni! Ed è un pubblico che sa cogliere. Coglioni! No! 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 Scusate. Bene, siamo pronti per cominciare questa serata meravigliosa qui al Teatro Ambasciatori. Ancora un applauso, comincia Sicilia Cabaret! Catania!
Questo palco si può correre. Che figata, ragazzi. Secondo palco. Che bello. Bello questo palco, mi piace. Che hai fatto? Mi piace correre, mi sto riscaldando. Ma stavo già vagliando. Ma fammi correre, ma... Ma Dio. Bello, finalmente a Catania, al Teatro Ambasciatori. Tra l'altro vogliamo ringraziarvi perché questa serata è stato un sold out in 48 ore, 600 persone. Quindi grazie sul serio Catania. Grazie a voi. Grazie a voi abbiamo aperto la data al Teatro Metropolitan, sì, ed è quasi sold out pure lì, quindi veramente grazie a Catania per il calore enorme. Quindi dobbiamo fare delle belle cose, Minafò. Delle belle cose, che cosa possiamo... che possiamo fare, sul serio? Dico, qualcosa di figo, dai. Qualcosa di figo? Dobbiamo fare un po' di informazione seria, un po'... Va bene, facciamo informazione. Ok. E lo facciamo con TG1! Sono Emilio Fedez e benvenuti a Ti Giuro Uro, l'unico programma che anche a Catania dice culo, culo. Qua a Catania non lo dico. Ma tranga, non fare così, va sbattata a te, so, muro, muro. Adesso come prima, con Akis, battute, in rima! Parliamo di economia, facciamo una rima con banca, vai con le mani. Gino figli di cola non entra mai a scuola, se n'ha d'unoso ma c'è Caterina e ci rientra boffa manochina, yeah. Va scancia la banca, va scancia. Ha bellato un po' d'anchino. Verde, adesso le cose rima e parliamo invece di un fatto serio. È un fatto serio con sto cappello al collo. Parliamo di abusivismo e lo facciamo con la nostra Serena Attratti. Vai. Benvenuti nella rubrica Folklore e Cultura del TG1. Sono sempre io, la vostra Serena Attratti. Oggi parleremo di un problema noto a tutti: l'occupazione abusiva delle case. Ma cerchiamo di capire chi ci abita qui. Proviamo a sentire gli occupanti. Venite, venite. Permesso? Permesso? Ma quale permesso? Ma pure se ti ho permesso di già, sarà carino. Volevamo soltanto sapere. Ma buona sera! Che vietata l'autorizzazione! Aspetta! Sta che sono le panne! Ma che ti uomo, che ti fa? Scappa, scappa! Ma che occupazione, a me casa! Tu non sai cosa sogno! Avete visto? Ci hanno cacciato! Dalla vostra Serena Attratti è tutto, linea allo studio. Vabbè, succede. Che cosa fa? Questa... No, ragazzi, sta facendo! Sta facendo! Caspara! Caspara! E tu mani donne, e tu non mi affogo, palazzo! Amorine, amorine, cammina. Grazie alla nostra Serena. Basta, notizia scoop, proprio all'ultima ora, pensate, Papa Bergoglio prende a schiaffi un testimone di Geova. Ma veramente? Veramente, perché lui risponde e si giustifica dicendo va bene una domenica, caso non ho, ma qua c'è fila, un maccollo. Ma il Papa Bergoglio... Parliamo di questo scoop perché c'erano le nostre telecamere, lo veramente? Facciamo col nostro Luca Girato. Sì, eccomi. Quindi mi confermi questa cosa, voi eravate lì con le telecamere di Papa Bergoglio, me lo confermi? Purtroppo è vero. Purtroppo veramente. È vero, noi eravamo lì, no? Sì! E avete visto tutto? Avete ripreso tutto? No! E come mai? Ero girato! Ma che vuol dire? Ma dai! Capita! Ma che capita? Ma cosa stai dicendo? Sono sempre il vostro Emilio Fedez. Dai! Bene, andiamo avanti e parliamo di abusivismo anche col nostro 100% Brunello! Brunotti! A Borraccia! Mi trovo davanti un altro caso di abusivismo. Vedete queste villette? Sono veramente molto belle, ma un nemico ne blocca l'espansione. Sapete qual è? Venite che ve lo mostro. Che è il nemico? C'è un nemico. Il mare, signori, il mare è totalmente inutile. Non lo puoi bere, non ti ci puoi lavare e occupa uno spazio così grande in maniera futile. Ma grazie al mio intervento scomparirà il mare. Costruirò villette, case, appartamenti e centri commerciali fino all'orizzonte. Non ringraziatemi. Da Mondello è tutto, a voi la linea studio al TG. Ma dai, ma finisce, ma questo non è educazione. E per chiudere il nostro TG1 passiamo alle previsioni meteo.
generale alle condizioni in Sicilia. A causa di forti sbalzi di temperatura ci sarà una bella escursione termica al centro. Per chi vuole aderire, partenza alle 8, rientro alle ore 19. Si consiglia pranzo a sacco. Al sud, dopo giorni di caldo afoso, temperature in calo grazie all'arrivo di una brezza. Siamo sicuri che la gente abbrezzerà. Ma andiamo a dare uno sguardo ad alcuni comuni caratterizzati da fenomeni particolari. Niscemi, se il tempo è buono. Se piove, Nistami a casa. Cerda, certamente pioverà. Castro Filippo, non credo che Filippo sia tanto d'accordo. Dal meteo è tutto, la linea torna al TG. Uro. Che fai, bevi in diretta? Dal vostro Osvaldo, bevi l'acqua. È tutto, alla prossima! Pubblicità! Torniamo tra pochissimo, non andate via! Grazie ancora ai falsi d'autore. Parliamo di famiglia, parliamo di mamma e papà e lo facciamo col nostro mammo. E buonasera, buonasera. Io sono venuto qua per dire a tutte le mamme di stare tranquille se lasciate i figli coi papà, perché sono in mani sicure. Non mi sembra così. Io, anche se sono qua, lo seguo attraverso le telecamere. Ah. L'importante è avere l'app giusta. E che app è? A papà! Cortesia. Sì, sì. Che oh. Campanella. È arrivata la babysitter. Ah, la babysitter. Sì, perché mi dà una mano quando io devo uscire per, insomma, fare qualche commissione. Ah, ho capito. Sì, sì, una cosa che... Lei, oh, mio figlio stravede per questa ragazza. La cosa incredibile. Cioè, proprio impazzisce. Si attaccano. Sì, sì, impazzisce. Che sta facendo, scusami? Ci fa un peo. Ma ci sta facendo un po' troppo. Che? Che sta facendo? Si fa, oh papà, quante volte ti ho detto che ti devi togliere questo vizio bruttissimo? Manco c'è uno tempo a andare a te di lavare sul giubbotto che c'è in capo. Sei cocco e non ti domette che poi domette il sogno qui. Sagalenno malà. Deve essere calmo, così le prendo un colpo. No, è che io forse ho sbagliato a prendere una ragazza così, è cieca. Ah, poverina, non ci vede. No, no, è della Repubblica Cieca. Chi sta a fare una concepire? Ma che c'è? Dagli occhi chiari! Ma lei fa l'ascipè, ma che cosa? Vabbè, comunque... Sì. Il telefono. Sì. Mia moglie. Mia moglie. Oh, tu. Oh, io intanto da vabbè. Pronto, amore? Pronto, amore, vedi sì. Che ritardo. Sono a scuola, sto spiegando la Divina Commedia. Ah, allora ha fatto solo un paradiso purgatorio, perché un fenomenaccio va a casa! Ma che dici? Sì, sì! No, così, i bambini non sì, devono... sì, ma che sì, stai sì. Dicendo? Ma guarda un po'. Bene, bene, forza, 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 ci siamo da Catania! Grazie! Stasera ci sono quasi tutti gli attori, c'è anche mio nipote che vorrei presentarvi qui per la prima volta. Lello! La 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 la! Hai visto dove li ho portato, Lello? Ti ho portato a... Cece! Come bene! Hai visto dove li ho portato? Sono contento! Ti ho portato a Catania! Che bello! Grazie a loro posso parlare! Pure qua! Pure con gli amici di Catania! Siete favolò! Sì! Sì, pure sì! Oh, grazie! Ah.
tu ogni tanto non riesci a ricordarti. Quanto mi deve detto, non hai idea. Come sta andando? Bene, ieri sono andato in un locà e parlavo con delle ragà che fanno danza del ben. Ma qual è già su qualche 10? No, no. 3, 23. Ho scoperto che sto spaccando nei social, soprattutto su Instagram. Manco lì è 3. Ma perché gliela fai dire a loro? Mm. E praticamente ho scoperto una cosa bellissima, che ho fatto la foto col mio cane ed è diventato famoso. Ho fatto la foto col mio migliore amico ed è diventato famoso. Ho fatto la foto con la mia ragazza ed è diventata famosa. No, ma diventavo quel noto. Che a tutte sa pigliare, infatti l'ho lasciata. Hai sta zocco. La caro, non è gay. Ma che c'è? Ma com'è che nelle battute ti devi dare l'applauso? Stupende sei, troppo vuoi. Vabbè. Ma tu lo sai che io comunque giro sempre cerca di femminelle e cose. Aspetta, me ne è passata una in questo locale e l'ho chiamata a modo mio. Come l'hai chiamata? Ehi, Giorgio! E si girò a volo. A Catania. Che ha sentito questa missa in italiano e mi fa, sei bellissimo. E l'ho dedicato queste testuali parole. Le, sentiamo. Hai davvero un bel vestì? No. Ti ho sfiorata con un dì? No. Io non so se l'hai sentì, no. Ma davvero mi hai colpito. Colpito perché tutto intero? Perché mi ha detto un pugno in tavola. E fece buono. Te saluto. Va bene, come vedete in sovraimpressione c'è questo blocco verde che significa che i bambini possono seguire questa parte di programma, poi arriverà il blocco giallo e significa che devono lasciare il programma e devono andare a dormire, perché in questa parte, solo in questa parte, ci sono dei personaggi che possono vedere i bambini. Casugno! Dai, pure qua, ragazzi. Signor Matranga! Vi ho portato a Catania solo per voi Gianni Lattara! Sorellino, dalle fan di Gianni. Come c'è scritto? Dalle fan di Gianni per Gianni. Quella che mi è un polpetto. La signora di impolpetto. Gianni! Il polpetto pure a Catania, Gianni. Allora è vero. Cioè, non l'ho visto. Allora è vero. Allora comincio a credere che tu impolpetti tu sei. Molto, sì. Mi piace assai. Ma come funziona? Raccontami. Vengono da me e mi chiedono vuoi un po' pettare. No, no, a sto punto ci devo credere. E io ci dico sì, cioè, solitamente ci dico. E come fai? Non ho capito. Pa. Ho capito, siccome no, fermi, voglio capire questa cosa. Siccome siamo fermi, cioè noi facciamo sempre gli spettacoli ormai insieme, siamo da tutte le parti insieme, tu il tempo per impolpettare, lo so per certo, non ce l'hai. Come, quando lo fai? A giorni alterni. No, sì. Cioè, l'unico momento potrebbe essere durante lo spettacolo. Sì, durante lo spettacolo il poppetto. Ma come fai? Cioè, tipo? Il poppetto solitamente prima, dopo e durante lo spettacolo. Durante lo spettacolo. Cioè, durante lo spettacolo mentre io sono in scena in polpetti. Sì. E così non ti concentri le battute come le ricordi. Vabbè, tanto devo dire solo io sono Gianni. Bravo Gianni! Molto senso. Poesia, signor Matranga! Poesia! Se ce la regala un po' petto per ma sei veramente un eroe. No, Gianni, so. ogni volta non sapevi. Lo vogliamo conoscere meglio. Conosciamo. Chiediamo della sua famiglia, per esempio. Una bella famiglia, sì. C'ho due fantastici giannitori. C'ho papà si chiama Gianni. Mia madre si chiama Gianna. La conosce? No, che la conosco. Non avevo dubbi. Mio fratello si chiama. Grazie assai. Però non vado d'accordo con mio fratello. Come si chiama suo fratello? Giannino. Non ci vado d'accordo. Perché? Perché i Gianni sporchi si lavano in famiglia. L'ha costruita male questa. Ascolta me. Perché è difficile così. No, ritorniamo a questo discorso che è la cosa più importante. Sì. Cioè, dico perché così. Cerchiamo di conoscerti senza andare sul copione. No. Cioè, tu come fai ad avere tutte queste donne? Cioè, veramente comincia a diventare il mio eroe. No, Gianni. No, abbiamo capito questa cosa. Però, cioè, sì, che devo fare?
per esempio, no? Facci un po' mettere pure a luce. Tu hai dei superpoteri? Ah, sì. Oh, sì. Sì. Sì, sì. Io... No, sì, facciamo fare. Vieni, vieni. Sì, sì. Hai dei superpoteri? Sì, sì, ho dei superpoteri. Per esempio, pure. Voli? Sì, ho fatto il biglietto per domani. A mezzogiorno, a parte, ho fatto il check-in pure online, così. No, non... come superpoteri. Sì, potere pure questo, poi c'ho... Perché cos'ha? I raggi, cioè hai i raggi gamma? No, i raggi gianna. I raggi gianna. Raggi gianna. 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 Raggi gianna. Se vedi tutto quello che dico, tu dici Gianni. Bungee jumping? Bungee jumping. Ascolta, non avevo dubbi. Così. Abbiamo provato. Ma questo cosa fa nella vita? Fortissimo, si rifiuta anche di fare film. Si è rifiutato di fare il film Chicago. Come mai? Perché la fritata che te genita. Allora finiscila. Non c'è. Questo è un blocco verde. Le fanno, le fanno. Pure per me le fanno la cazzo. Tutte quante. Questo è un blocco verde. Verde. Abbiamo avuto la prima dimostrazione con i fiori. Tieni, questo è per te. La lettera. La lettera. Legga, legga. A questo punto ci credo. Ciao Gianni. Sì, io sono, giusto. Giusto. È corretta. Magari. Non posso più giocare con i miei sentimenti. Allora come giochiamo? A nascondino? Bello, nascondino. Ma lettera, tu sei innamorata di te. Sì, non gioca da solo. Tu per me conti. A nascondino giochiamo, va bene, conto io. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Gianni! Tu per me conti, personal cretino. Non voglio nascondermi dietro a un dito. Certo, se non la vedo subito. Se nasconde, giocando a nascondino. È innamorata di te. Sì. E lo so che quando mi vedrai, mi dirai... Batti Gianni libera tutti! Bravo Gianni! Ho pizza! Batti Gianni! Che artista completo che l'ho portato, signor Matranga! La tengo! Prima che la strappi. Tutte cose. Ma che cos'è che fa? Allora, lo mettiamo alla prova? Mettiamo alla prova. Grande film. O improvvisiamo di nuovo, che dici? Facciamo un facciale. Il Signore degli Anelli. Okay. Lei arriva e dirà, questo è il mio tesoro e farei di tutto per averlo. Ok. Vabbè, mi raccomando. Vai, musica. Siamo pronti? Siamo pronti. Attenzione. A spada. No. Dà fastidio. Va, un tocco, chiudi gli occhi, vai. Questo è il mio tesoro e farei di tutto per averlo. Vabbè, tuo potere, tanto pigliavo nei cinese. Bravo, Gianni! Devo aggiungere, signor Magnano. No, niente. Che succede? Ammettere il finale più brutto che abbia mai sentito, non ha riso nessuno. Poesia! Ti faccio sapere! Pubblicità! I falsi d'autore, rieccoci dal Teatro Ambasciatori di Catania per l'ultima puntata in assoluto di questa edizione. Poi ci vedremo l'anno prossimo. È stata una bella edizione. È stata una fantastica edizione. Grazie a voi abbiamo ottenuto dei numeri importantissimi. Pazzeschi. Abbiamo lavorato anche tantissimo. Mamma mia, io sono visto, guardate quanto è distrutto quest'uomo, veramente. C'è Riccallo una monnizza, picciotte, però. No, ma io sono così normale. Come no? Anzi, mi sono pure truccato stasera. Proprio perché è una monnizza. Veramente una cosa pazzesca, ragazzi. Abbiamo lavorato per adesso. Scusateci, non ce ne vogliate, ma noi ce ne andiamo in vacanza perché bravo, non ce la facciamo ci vuole più. Ci vuole una vacanza.
Ho messo pure i soldi da parte. Allora, tu quando dici hai messo i soldi da parte mi preoccupi, perché tu sei il tirchio per antonomasia. Ragazzi, quando noi facciamo sto giochino, questo, io noi diciamo la verità, perché Minafò è veramente la persona più tirchia del mondo. Non è vero. Lui si veste con i vestiti di Kaufman tutta la vita, cioè non è casaccatta vestita sua. Cioè dice, ma se ce l'ho io, ma ce l'ho, ce l'ho, ma le chiedo a cattare, perché spagnoli amici, chi se ne vuole fare? Cioè, veramente, veramente non si... Cioè, il mangiare non mangio, cioè come si spende? Questo è vero, là risparmio un sacco, proprio là il mio risparmio vero. Sì, l'ho capito, però dobbiamo andare in vacanza. Ah, però tu lo sai, i soldi per la vacanza, divertimenti, ce li ho sempre. Quindi, quello che vuoi, andiamo... Oh, ci dobbiamo rilassare, vero, ma la vacanzona... Vuoi rilassare? Scusatemi un attimo. Che? Mi stai facendo scantare? Pure tu. Vuoi baciarmi? No, ah, non che... niente, niente. Devo dirti una cosa. Ok, faccio finta niente. Ho trovato i biglietti per Amsterdam. Mi hanno detto che lì ci sono cose sane. Tony, mi hanno detto che è una città proprio della perdizione. Ciamaghiri. Ciamaghiri. Ci sono le droghe leggere. Leggere loro, un pesante sogno io. Pufosa essere. No. Ci sono le femmine nude nelle vetrine, cioè tu cammini per le strade e vedi le vetrine con le femmine già tutte nude. C'è mi ciampiccicare di bugeco, pem pem, c'è le pulizie io queste vetrine, tutto foso. Ma partiamo Tony, partiamo subito. Ci divertiamo a morire, ho trovato biglietti albergo 1500 euro. Quanto? Ma che stai fuori? Una settimana! E i vetrini ci pulizio io! C'è già la chiara! Cioè, vedete ragazzi, non stiamo scherzando! No, non è che non voglio lavorare, mi devo rilassare, non è che posso stare tutto... la lingua tanto! Allora facciamo una cosa, perché io voglio divertirmi, con te non ci sto. Vai. Perché tu stai lì a contare i soldi in tasca. No, ci facciamo un biglietto per un posto, ce ne andiamo. Vabbè, sì, però, qual è il posto che ti piace? Un posto, dimmi un posto bello che dovevo andare. A me sempre l'America, la grande mela, mi è sempre piaciuta. E io ho trovato i biglietti. Sì, New York, New York, 600 euro. Quanto? Ma nel senso buono o nel senso cattivo? Oh, senso cattivo. 600 euro. I biglietti d'aereo, 600 euro! Dice che ti è sempre piaciuta la grande mela! Ma per 600 euro mi faccio piacere la banana! No, che applaudite! 600 euro! La banana con 600 euro! Ma un'altra cosa, una cosina proprio... Se ti vuoi rilassare, scusami, ma vattene, se vuoi risparmiare, vattene in una spa. No, tu mi devi portare nel posto più bello del mondo. Il posto più bello del mondo e non c'è un euro. No, tu te ne vai per i fatti tuoi. Guarda, no, una cosa insieme la dobbiamo fare, Tony, dai. Ci facciamo 3 giorni in una spa, bagno turco. Va bene. Sauna. Va bene. Massaggi. Va bene. 150 euro, quanto possiamo... Quanto? Ma che picco! 150... Se lo fa... 150 euro! Ce l'avevo un bagno! Cioè, ma quanto lo vuoi pagare il bagno turco? Ma io mi scanto dei turchi! Si inventa le scuse più assurde! Ma cos'è? Il bagno turco è quel bagno dove ti rilassi il corpo! Il corpo è rilassato, ma ho culo scritto però! Cioè, me lo farà così? Che bagno turco è? Come ci va un bagno? Minafò, quanti soldi hai per la vacanza? 20 euro. 20 euro? 20 euro ti puoi stare qua, a Catania. Va bene, me ne sto a Catania. Non volevi stare nel posto più bello del mondo? E perché Catania non è uno dei posti più belli del mondo? I quattro gusti! Offro io, raga. Vi giuro che oggi avrei voluto offrire io, ma avevo solo 5 euro e l'ho persa. Ah, beh, non ti preoccupare, offro io. Che è? Facci sto santo. No, ho 5 euro. Ma
succhi di me? Non farà così tanto una tainata qui, no. E se mucca? C'è crisi, c'è crisi. Giusto, non arrestò solo caffè perché non si può campare più. Non si può campare più. Lo sanno pure io, pure a Catania. Ma chi te dire? Chi te dire che a me ne punto volevo pongo? Non ci posso accattare. E ho piccirito yoga che a me da rucane. Ma chi mi stai dicendo? Oh. Ma chi te dire che io non arrivo a fine mese per non farci capire niente a casa? Spaidavo calendario che è 90. Tu, ma chi te dire che a casa mi tagliano l'acqua e ora per lavare ne sputiamo la faccia? Ma chi te dire che a mia figlia volevo gelato un ciupozzo a cattare e per pigliarla per fissa ci faccio leccare i pesetti congelati? Ma chi mi stai dicendo? Ma chi? Mi chiama l'ainata! Ma chi te dire? Chi te dire che mio figlio voleva la chitarra elettrica? Questa sa, non ce la posso accattare. Allora ci accattava a racchetta di zanzare. Ora quando suona. Allora così. Bello! Tu. Ma chi te dire che mia moglie voleva fare un viaggio, voleva prendere l'aereo, voleva volare? Non ce la possiamo permettere. E per farla felice, avrebbe voluto rubare il cone. È un bolò! Bro. Ma chi te dire? Chi te dire che a casa manco ne potevamo accattare un latte e a mattina per fare colazione ci spememi minna a me mughiere? Un nonno! Te la mente tu, ma chi te dire che era morito mio nonno e l'appa maghiccare nella monnizza? Ma chi mi stai dicendo? Da chi? Minchia malainata! Minchia di sto caffè! Offre tu, tocco papà le base, lo vuoi a filo! Che il disse pure 5 euro, ma che... Avevo voglia di un marito che fosse un trattore, non mi importa dove, quando e neanche come. Avevo solamente voglia di un tiramisù, volevo un uomo che facesse sempre su e giù. Che cosa devo fare? Mi metto a chattare e tra i preferiti spunti tu. Cercavo un fidanzato e ho trovato te, che invece di due botte mi dici buonanotte, ma almeno per stasera. Isa Sabanera, non sono molto anziana, cara me sta fariana. E dammi sta fariana. Let me get the one to love you to this party. I'm gonna win the fun, want to give it to the smile. I wanna love you, wanna lick it to the smile. Wanna love you, wanna give the freedom to free. I wanna love you, wanna live it with free. Wanna love you, wanna listen to this, make you this smile. I love you, Sicilia Cabaret! Cercavo un fidanzato e ho trovato te, che invece di due botte mi dici buonanotte, ma almeno per stasera. Isa Sabanera e tocchi Mabinera, fammi sentire vera, fammi sentire vera. Lui sempre dorme, sto solo anche di notte, sta sotto le coperte e nulla può succedere, anche se col Viagra stasera speriamo che sale. Ma niente, dopo manca il gruccio vuole. Puh. Cercavo un fidanzato e ho trovato te, che invece di due botte mi dici buonanotte, ma almeno per stasera. Isa Sabanera, fammi sentire vera e tocchi Maminera, fammi sentire vera. Isa Sabanera e tocchi Maminera. Isa Sabanera. Grazie. Paolo Guarino. Salvo Spadafora. E i falsi d'autore. Facciamo un grande applauso. Bene. Che stai facendo? Guarda qua. Guarda, se mi metto qua. Guarda. Fai un suono. Stai facendo? Fai un suono. Ferma così. Se mi metto qua.
Se mi metto qua o ne mi metto suono. No raga, basta. Ma cosa applaudo? Bene, come diciamo, inizio puntata, veramente il numero in sovraimpressione in questo momento per i biglietti per il teatro Metropolitan di Catania, dove ci sarà insomma tutta la squadra di Sicilia Cabaret. Affrettatevi perché già saranno finiti. Pochissimi biglietti, 1700 persone, è stato un successone. Guardate, i telefoni sono impazziti. Sì, sono proprio impazziti. Continuano a chiamare, infatti le persone... Diretto. Assistiamo a qualche telefonata in diretta. Vediamo, sono responsabile. No, aspetta, calma, Sulino, piano. Ma poi ti cadono capelli. Pronto, Sicilia Cabaretti. Salve, ma stasera farete anche il secondo tempo? Se finisce un anno passami il rigore, buonasera. Senza. Allora, deve rispondere educato. Ma Furucchio. Non ci interessa, è il suo lavoro. Pronto, Sicilia Cabaretti. Salve, ma se vengo al teatro e grido forte, mi riprendete con le telecamere? No, pigliamo per capita, sbattiamo fuori. Allora! Ma che è sta? Ma è gente? Allora, che ti dà? Ma Furucchio. Bene. Pronto, Sicilia Cabaretti. Salve, vorrei acquistare 4 biglietti. Vabbè, lei arriva ora, biglietto finito. Me lo dice così. I biglietti finito. Ma non era per questo che vado, Buonasera. Un po' di eleganza. Con la nostra modella. Che mi stava la penna a compasso! Sono bella! Non so come giustificare. Stava la penna a compasso. Compasso. Sono bella. È bella. Nel campo della moda. Sì. Quando diventi una celebrità, la stampa e i media non vedono l'ora di affibbiarti subito un soprannome. Sì. Ad esempio, alla mia collega Nicole la chiamano la libellula scattante. Alla mia collega Jasmine la chiamano la pantera furiosa. Beh, qual è il suo soprannome? Ah, però Chiarrine Show. Sono d'accordo. E non è male. Sono grazie d'accordo. Signorina per la sua eleganza. Sono come d'accordo. Sempre, come sempre. Va bene, andiamo avanti, forza al ritmo. Buonasera. Patate all'indiana di Ghera? Ma come sono le patate all'indiana? Foino! Bella so! Di Ghera? Che fosse? Non le ha ordinate nessuno! Non nessuno? Allora sai che faccio queste patate? Ti passo e mi faccio pure! Perché qua non si è caliente! Andiamo avanti, andiamo avanti! Cultura! Attention please, look at me. Oggi visiteremo questo bellissimo museo. Sì. Da questa latata la rappresentazione di alcuni dei più importanti dei dell'Olimpo durante una cena. Sì. Da sinistra verso destra vediamo Apollo, Apaisa, Acarne, Atorta. Ci scusiamo per il disagio. Da questa latata la rappresentazione di alcuni luoghi di culto. Prima le chiese, poi le rispose. Le chiese. E poi le rispose. L'ho capita, inutile la ripeti. Ci scusiamo per il disagio. Dalla latata di fronte a voi la rappresentazione di una delle prime strutture con la copertura avvolta, che inizialmente non piacque all'architetto, che la fece girare. Nacque così la gira avvolta. Poi la fece un'altra volta, oi su. Dai un bacio a chi vuole. Ci scusiamo per il disagio. Attention please. Looking. Lo dovrebbero arrestare a questo altro che... Vabbè, comunque andiamo avanti, forza! Vegliale! Hanno già chiesto, vegliale! Polizia, fai!
Falchi! C'entra, l'abbiamo una svolta riguardo al furto di quel preziosissimo orologio a Cocò! E forse abbiamo trovato il ladro! E pure Cocò! Che? No, ci sono. Com'è che sei fuori? Che menzioni? Ma che non so, Cocò! Come che scendi e consola? No, non posso scendere perché sto morendo dal freddo! Ma tu devi fare come me! E cioè? Sta lasciando un pigiama su, che c'è per locale! Ma che schifo! Vabbè, domani me lo metto, scendi! Va bene! Ti sei strappato i jeans? Oh, pigiama in sotto! Ma tu perché te lo metti? Oh, sono fatti controllare, sì, sono fatti controllare, vediamo se c'è qualche cosa. Collega, forse non ha niente. Ma come controlla? Viene nelle tasche, vedi? Ok. Oh, collega, forse c'è una pistola! Hai visto? Vedi, vedi! No, no, lo asso, Già che sei secco. Oh, che... ma come ti permetti che viene pure qua a Catania? Accoccia! O te non una boffa, ti faccio fare il giro del mondo in 24 ore! Io in 24 ore ce la faccio! Passo solo la matana! E c'è una cosa che le dico! Mi alzo presto per farmi dare una boffa in 24 ore! Che c'è? Devo ammascare tu? Che c'è? Tu sei tu non ti ammascare! Se no? O te non una boffa, ti faccio essere all'ospedale! Vedi che non si è capito niente! E perché tu non fai la boffa non ne capisce niente? E c'è casa, le parole. Con tutta questa violenza ogni volta abbiamo finito. Ehi, forza documenti. Che fa? Un bauletto. Ma non c'è nessun bauletto. Vabbè, a posto, comunque documenti, forza. Non c'è niente. Vabbè, documenti, aspetta. Comunque non c'è nessun bolletto, non c'è nessuna moto. Ma non c'è moto. Antonino Matranga, Emanuele Minafò, capelli neri, 1,90 m, sì. Sì. Certo che la natura ti ha dato una mano. Sì, sì. Chiama Minafò, 1,55 m, certo che la natura ti ha detto un pugno in tia. Nato a Palermo, segni particolari nessuno, vabbè, poi controlliamo meglio, Matranga. Nato a Palermo, segni particolari... Mi! Collega di secca, che sei tutto per te! Mamma mia! Alice! Vabbè ragazzi, abbiamo capito! Ma che c'è? Siete due bravi ragazzi, si capisce? Comunque Matranga, la testa era tutta rovinata, ti consiglio di plastificarla, devi qua. Pure io la posso fare. La plastica nella testa? No, la pezza canta la faccia! Ma si permette, venga, va, si permette! Musica con il nostro rocchettaro! Rock and roll, Lugos! You rock and speak it! You smack it, smack it, smack it, smack it! Bocca, bocca! Ehi, ehi, bocca! Vincia la berra di ex a macchia! Deve bere! Deve bere! Tutto è pagionetto, va! Ciao Bologna! Ciao Bologna! Siamo a Catania. Ora dicevo, poi se mai a Bologna al bar richiedo un bar, mi fa un caffè bollo spacchioso. Giustamente. Il microfono, veramente. Ok. Vai, a ricci. Ok. Ciao Catania! Ciao. Siete caldi? Sì! Caldi, caldi? Sì! Allora Marro, si trova a dire in Nicola. Allora! Che c'è? Minchia, che insalata la nonna è troppo bella. Ma che ti ci interessa? Allora, stia al centro del palco. Non sei le... al centro. Centro del palco. Il suo è passato. Ma come si cammina? Ma chi è una ipulia? Cioè... un suo cazzo d'occhio l'ombro nero. Io sono De Zen! De Zen! 30 anni di rock and roll! Yeah. E 10 anni che faccio lo scemo con Kickster. Cioè... cioè... cioè mi dovete credere, mi pare male pure a nascere lì. Vabbè. Io ho lavorato ovunque e con chiunque. Sì. Io ho lavorato con i Metallica. Ah, la famosissima band statunitense. No, con che te la raccogliono ferro vecchio con la pena. Ciao Bologna! Rammati la funzione. Ma come ti deve... Come che entra? Cioè, ma cultura su questo palco non ne può salire mai. Lanciamo un messaggio sociale. Signori, sappiamo solamente criticare. Quando vediamo una ragazza grassa, le diciamo subito sei cicciona. Quando appunto quella appunto è obesità. Se vediamo un barbone, subito diciamo che puzza, che scansa fatiche. Senza sapere il passato di quella persona. Vero. Signori, mettiamo uno specchio davanti a noi e critichiamo noi stessi. Solo così possiamo rispettare il prossimo. Bravo. Questi sono i messaggi che vorrei sentire in questo programma, bravo. Grazie a tutti. Bravo. Aspetta,
Minchia, mi vicino all'aereo fuori! Ma la gente! Anzi, ringraziamo che non ha chiuso con... Musica col nostro Akiz! Passo mamma! Breghedò! Tutta Catania con la voce! Breghedò! No! Isa con Breghedò, Isa! Mette Lorenzo e poi sta a casa! Che cosa? Ma cos'è? Così tu sei troppo fuori, sono un marolo, non sai, così... Ah, io non lo posso aprire tanto, però non lo so. Ma io vi rendete conto che siete due scemi? Ma poi tu... Ma due scemi? Intanto non offendere il mio collaboratore, che lui è il mio collaboratore. Ah, il tuo collaboratore è diventato? Certo, guarda di che cosa si occupa lui? Io faccio un cato. E facciamo un nit. Che non ti riesce male, tra l'altro. E come lo fate? Voglio vedere. Faccio vedere, così a macca, dai, c'è il pop di case. Oppala! E mo poi tu con il camioncino. Pi. Cioè, da morire da ridere. Siamo cato e monnizza. Siamo cato. È mondet. Comunque, è ragazzi, dica. Dico, mi paga più di quanto mi paghi tu. Quanto ti paga? 20 euro. Io ce ne rogno resci. Ho mise. All'anno. Allora, vinto tu hai vinto. Comunque, ragazzi, vi do una notizia fresca. Sto uscendo il nuovo singolo. Sì. Una canzone bellissima dedicata a mio cugino Massimo, che si giustifica sempre del fatto che arriva in ritardo. E come si intitola? Massimo Mensura su Gnocca. Bravo, che senti troppo così. Ma mamma, che ho scelto quando che ho sognato un catimo e ne vado fiero. Isa cupe pettone, Isa. No. Brechedò! Isa cupe Black and Decker, Isa. Yeah. Isa cupe biberon. Isa. Isa camo di canganciata, Isa. Isa cupe spino, Isa. Yeah. Se siete veramente... Isa camo facciatrice, Isa. Ci voglio vedere quella... Che da... PAM! Cos'è? Siamo scoppiate. Siamo tutte scoppiate. PAM! Che è? Mica capi subito. Ma sei cretino, mia fo. Facciamo le rime. No, facciamo una cosa più bella, perché io mi sto sperimentando nella danza. Sono un ballerino, nonché un rapper. E tu sei pure ballerino? Io numero uno a ballare. Allora ti faccio un passo adatto per te, se hai fiducia a me. Certo. Ti faccio un passo, devi fare così, te lo spiego senza musica. Ah, tipo Ditty Dancing. Vai. Mamma mia, se beato. Però io fa la parte della film, no? Allora, ti faccio fare così, ti faccio fare stelline sul posto. Stelline. Poi fai un giro su te stesso. Ok. E chiudi in bellezza così. Aspetta, tu fai il coreografo. Allora, come? Ti spiego io, fai stelline. 1, 2, 3, 4. Giro. E chiudi in bellezza. Pah! Ok, ce l'ho. Ed bellissimo. È un passo magnifico. Pronto, vai. Pronto, se DJ vuoi sarà cotoletta, gentilmente. Vai con le mani su, Catania, a tutti. Break it down. Break it down, vai con le stelline. Stelline. Hey. Giro. Che passo è? Un passolone. Ma chi sta facendo? Andiamo un'ora a 40 anni. A 40 anni se Ma che ridere? Mi sto sentendo veramente uno scemo. Che cos'è? Pigli e poi tacca. Andiamo con il freestyle, vai. Improvvisiamo qualcosa? Decidiamo di stare qui. Vai. Dove ci mettiamo? Qui va bene? Qui. Vai. Allora, io direi di fare una cosa, visto che siamo a Catania, non l'abbiamo fatto mai a Catania. Sì. Ci facciamo dare una parola dal pubblico, io su quella parola improvviso una rima. Ok, vai. Provate, parola. Giocare. Ho sentito bene, aspettare. No, sì. Giocare. Ha detto aspettare. Aspettare. E io pure non ti sarà così aspettare. Vai. E allora io ci provo, se il maestro Luigi Adorno metta a base invece di tagliare si film point. Allora! Dio, è d'ancora. Cioè, la è d'ancora così, è solo, no computer. Vai con le mani, Catania, vai, vai. Su!
pronti? E one, two, hey, 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 yeah, yeah, yeah. Occhio alla rima con aspettare. Gino, figlio di Rella, conosci una femmina troppo bella. Oh yeah. Quando Gino ci è andato a letto, ha scoperto che si chiamava Umberto. Yeah. E la rima con aspettare? Meschino manco io, tu sa aspettava, mi sciola. Andiamo avanti, andiamo avanti, perché la sala. Facciamo una partita a poker. Va bene, dai. Che hai? No, sì. Lo conosco sto giochetto, ti dico che cosa ho e tu mi dici che hai di più. Quindi dimmi tu che hai. Tris. Io poker. Vinci a me soggera. Pronto, amore? Ma che stai facendo? Senti, vedi che da questa sera tua madre non è più mia suocera, ma è la suocera di Matanga. L'ho persa a poker, come ho fatto? Di solito ti calcola e savuota per dire il proposito. Ha collato a me soggera e poi per un sciapazzo pronto. Amore ciccio. Catania, per la prima volta un supereroe della Marvel. Signore e signori, Batman! Donne invisibile, se t'annaggio me ne vivo, lo sanno. Lui è il famoso Cavaliere Oscuro. Sì, esatto. Perché la chiamano così? La storia risale a 12 anni, narriere. Ah, sentiamola ragazzi per la prima volta. Quando sono andato a vivere allo Zen 2, l'elettrista... Dove è allo Zen 2? Eh sì. Ok. L'elettrista che ha fatto i lavori a casa ha dimenticato di montare il lampadario nel gabinetto. Sì. E quindi da allora sono costretto a cacare oscuro. Come mai ha questa voce? Per non farmi riconoscere. Ah, dai criminali? Certo, ma soprattutto perché dare picciole a quel che... Ma ci racconti qualche esperienza, per esempio? Che cosa ci fa qui? Allora, innanzitutto la gente sa che io sono un famoso miliardario. Sì, vero, eh? Ma non è più così. Come mai? Perché ho scoperto il vizio del gatto e vince e mi impegnavo pure che uova rimura. E si è ridotto in questa maniera? Sì. Pensi che adesso per campare faccio affidamento ai parenti dei defunti. Ah, lavoro al cimitero? Sì, vieni Romina, dall'avanzo. Per vivere. Pensate come si è ridotto. Comunque, vabbè. Visto che sono qui a Catania, volevo raccontare una storia, se le permette. Va bene, vada, mettiamoci più avanti. Sì. L'altra volta ho preso la mia Batmobile nella Bat-taverna. Nella Bat-caverna? Guardi, un tempo Bat-caverna, poi i nassi dei carabinieri ci hanno messo i sigilli perché era chinachine per sello. Ok, ok. Adesso mi sono organizzato, ho preso un magazzino e l'ho diviso con Alfred il maggiordomo. Io ci parcheggio la Batmobile e il dolce venne a berra ghiacciata e muratura. Ok. Un'organizzazione perfetta. Sì, comunque ho preso questa Batmobile per andare a fare una scampagnata con i Fantastici Quattro. Ah, perché si organizzano fra di loro, figo. Sì, solo che questa volta erano tre. La donna invisibile, l'uomo di gomma e la torciomana. La cosa non è venuta perché al policlinico. Policlinico, che gli è successo? Avevi peggio nerrina. Comunque, la scampagnata in realtà era un pretesto perché mi voleva ammoccare alla donna invisibile. E vabbè, racconti, ci racconti. Ci dicono che è buona, ma io non l'ho visto mai. Ok. Però lei sa vuole ammoccare. Comunque, ognuno di noi ha avuto il proprio compito. La donna invisibile ha portato la salsiccia, il pollo, io dalla battuta penna portavo per lo zompiata e la torcia umana a domare la riga. E quello che si allunga? Ha allungato le braccia e cogli una parete meona. Ok, lo utilizzate per quello, va bene. Comunque, approfittando del fatto che sia lui che è la torcia umana, finché un maro era bella, sono rimasto da solo con la donna invisibile, così le ho detto: donna invisibile, tu mi piaci assai, voglio averti. Bravissimo, e lei cosa ha risposto? Cavaliere Oscuro, pure tu mi piaci, prendimi, fammi tuo, però gira perché sono a casa bagno.
È dura avere a che fare con la donna in bici. Comunque è finita malissimo, perché siamo dovuti scappare di costa per portarla. Oh, punto, soccorso. Perché? Si voleva toccare i men, ma ci spannavo. Oh, macchio. Insomma, guarda, ti sei verso Batman. Andiamo. Ma riuscite via, non vi parlo babbo. No, che è successo? L'altra volta che vorrò al dottore e mi ha detto una ricetta per fare un prelievo. Te si va a banca e chi dove fa? No, e con chi sta come a fare? Ma perché non è caga su cato sangue? Ma riuscite via, non vi parlo babbo. Non è, vabbè. Andiamo avanti, signori, presentiamo colei che si occupa di truccarci, sì, di prepararci il parrucco. Sì. Lei è Chatty Woman! Chatty Woman, la sua mia Chatty Woman. Chatty Woman, ti devi pittare le unghie! Sì! Certi sasperugli, sanno tutto, sa. Certo, io me ne aprio, assai. Divento tutta rossa, divento. Vabbè, comunque, buonasera a tutti. Io sono l'estetista più brava del mondo. Sei. Pensate che solo con questo io alliscio le ancinaglie. Che schifo. Copro le imbroglie. No. E certe volte mi ci lavo pure i rianze. Che schifo. Ma che cosa fa? C'è le ancinaglie. Ma la mia specialità Qual è? È pittare le unghie. Sì. Perché io nelle unghie ci faccio l'opera d'arte. Dai, che c'è qua? Perché ci fa vedere questo dito? Questo è bello, è il mio dito preferito. Cos'è? La vedi questa? Questa è la torre di Pisa. Ma veramente io non vedo niente. Ah, paccarini! Perché c'è? Ma carino torri! Ma l'hai disegnata! No, carino, tutto uno di anno! Veramente! Ma non è perché era di... non cade! Comunque il mio lavoro è bellissimo, sì. È troppo bello, io lo amo! Però certe volte è pesante! Pesante? No, pesante, solo sante possono fare su tanto! Effettivamente! Oggi, per esempio, a salotto è venuta una signora, china i pile in faccia! Sì. Che mi fa, ma che ci guarda? A me Belen mi fa un baffo. Ci si se Belen ci fa un baffo, io a lei ci farò la vibe. Allucinante, veramente. C'è sta gente. Telefonate, attenzione, clienti per telefonata, la nostra Sì, io sono piena di clienti durante il mio salotto e devo rispondere a tutti. Comunque perde le unghie, io le voglio dire. Sì, io perdo tutta quasi. Ora ha ragione per i clienti. Signora Certi, buonasera. Una domanda. Ma è vero che la bruttezza del viso si combatte con la luce pulsata? Sì. No, signora, la bruttezza del viso si combatte con la luce assutata. A questo non è venuto. Che c'è? Ha capito? La luce pulsata è matematico. Perché. È un'altra cosa, io l'ho fatto. La luce assutata? Sì. Andiamo avanti. Signora Cerchi, ho combinato un guai. Sì. Ho scambiato la crema depilatoria per lo shampoo. Ora sono una testa pelata. No, lei è una testa. No! Ma che dici? Ma me le scippano dalla porta. Ma me le scippano cosa? Si pubblicizzi e se ne vada. Io mi approfitto di questo bello pubblico di Catania. Sono contenta di essere qua per pubblicizzarmi e poi... e fare pubblicità al mio salotto. Per la scelta della battuta. Grazie mille. Vada. Ti devi depilare la panza? Sì. Scetti non si lanza. Ma che lanza? Schifo. Neanche lancia ancora la panza. Se ne vada. Ne faccio un'altra fuori. Se ne deve andare. Fuori di là. Non ti fuori. Sono una coppia. Loro cantano l'amore. Sapete di chi sto parlando? Allora, li presentate voi. Signore e signori. Ce ne dobbiamo andare, si è fatto tardi. Non sono pronta. Quanto ti manca per sbrigarti? Ci aspettano, lo sai. Che ansia, 5 minuti. Sono 2 ore che ti aspetto. Ma perché non te spicce mai? Vedi di darti una calmata. Ma che fai? O ti do una tumbulata. Così. Tempo. Non c'è più tempo. Non so cosa indossare. Tanto il sesso fai cacare. Come mi sta sta gonna? Pare me nonna. Vedi non sei d'aiuto. E se n'hai una o me noto. Io cadisse la
questo. Come ne fotte niente. Allora facciamo così, mi cambio e mi rimetto quello che avevo prima. T'avessera a mangiare i cani. I Badaboom! Niente ragazzi, allora siamo andati un giro a Catania, la gente tutta quanta ci fermava per la strada e ci diceva... Vero. Talegucce! Il povero Matranga che delira perché ha la febbre a 40. No, non ho la febbre a 40. E allora sta supposta che ce fa? Lo sapevi? Sei una supposta! Sei una supposta! Tachipirino! 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 Ma che ci stai facendo? Buonasera Catania! Io lo odio. Buonasera! Mascarate! Ma che mascarate? Va bene, allora, va bene. Allora, questa è una bella serata. Cioè, se lei evita lo di fare battute, no, facciamo... No, infatti dobbiamo fare presto perché c'ho le cervicali. E purtroppo per le cervicali, non solo per chi ci soffre, per le cervicali non ci possono né occhi, né gallini, né mucche. Ma che cosa? Minchia! Né occhi! Ma che schifo! Vabbè, io ho portato un rimedio che fa passare le cervicali. Ecco qua. Ecco qua. Allora, signori, questo è un'invenzione, un brevetto mio. Praticamente viene infilata la testa qui dentro, sì, e verrà fatta girare per 3 volte, in modo tale che praticamente se soffri cervicali non ne soffrirai mai più. A tutta la persona a cui l'ho fatto non sanno che ho lamentato. Ma mi pare che... Vabbè, comunque, prego una musica bella per creare l'atmosfera e... Che devo fare? E poi cominciare a girare piano piano. Senza orario. Ah, chi sta in musica per atmosfera? Sinistra o destra? Va bene, ok. Verso destra, piano. Ah, un naso! Ci stanno là! Che devo fare? Piano, perché c'ho un naso, quindi... Piano, gira. Un naso! Dall'altro cuccio un naso! Mettali un tempo di... No, dall'altro lato, battere sol! Vai! Gira! L'ultima volta! Ad abbana, perché già non tu vado! Gira! L'ultima! Bravissimo ragazzi. Io non so più le cervicali però. Che? Inchione! Che succede? Non lo capire! Allarga! Prova a torre Recchio! Ragazzi, sto male per lui! Un cociroce! L'Etna! Ehi. Comunque, io feci tutto questo discorso con una battuta! Cioè? Ma che le cervicali possono passare, ma ci vuole colo! Cioè lei si è scassato tutto per... Per dire che cosa? Che c'è una minchiata! Simone Riccobono! Allora, all'ospedale te devi andare. St-
Sta arrivando l'estate e con l'estate arriva il gelato. Noi siamo colossissimi di gelato. Mi ricordo quando ero piccolo, andavo in gelateria con i miei. Io prendevo il gelato, mio fratello prendeva il gelato, mio padre prendeva il gelato, mia mamma non lo prendeva mai. E che succede? Quando sei piccolo, mangi il gelato, perdi tempo e inizi a colare. In quel momento arriva a me, maci lontano. Fermo. Aspetta che tu sistemo io. E se ne mangiava a metà. Mio fratello aspetta e se ne mangiava a metà. Mio padre andava a pagare e se ne mangiava a metà. Alla fine ne mangiava l'unica, non si pigliava, ma mangiava che ossai tutto. Mia mamma è una cosa. Poi c'è quelle gente che inventa tutte le scuse pur di mangiare gelato, no? Quello dice: io vado a pranzo in gelateria così rimango leggero. E poi si prende una brioche con un chili gelato. No, non va bene così. Poi dice: io mi mangio no perché sono goloso. Per rinfrescare la bocca. Ma avete un bicchiere d'acqua, fai prima. Perché la gente è così? C'è quello tipo che si mangia il gelato e fa questa faccia. E dice una frase senza senso. Mia, mi se congelò, uscire via do. Ma come è collegato il palato con uscire via? Come tu mangi su gelato così? Siamo così, noi siamo speciali. Io mi ricordo pure quando uno vuole prendere un gusto nuovo, no? Avete presente che tu dici, allora io mangio sempre il bacio, voglio provare un gusto nuovo, lo metto sopra, il bacio sotto, così se quello non mi piace sotto, cioè quello che mi piace di solito e riesco a mangiarlo. Una volta ho giocato a un vicio conciario, no? Bacio sopra, puffo sotto, che era la prima volta, mi tastavo, puffo, non mi piaceva, detto, ma che devo fare con questo gelato in mano? Non mi piace, mi pareva male il callo, mi piaceva pato. Poi mi vendo un'idea, mi mette, dice, era così, iniziò a colare e adesso mangio ma mangia, così mi levavo in mezzo che ne ho approfittato. Noi col gelato siamo stranissimi. L'altra volta in gelateria uno entra e fa, allora vorrei cioccolato, limone e zuppa inglese. Cioccolato, limone e zuppa inglese. Il gelatiere fa, gradisce panna? No, la panna mi fa città. Ma come è possibile? La cosa più chiocchettina, pan! Voi dovete sapere che noi siamo i più grandi consumatori di gelato confezionato e il gelato confezionato per eccellenza che mangiamo quasi tutti è lui, il cornetto Algida. Picchi, picchi c'è, a punta, chine cioccolato, che bello! Cioè, oggi pigliamo il cornetto Algida a punta, come se da caschetta mussa cosa, leviamo il cappelletto, buttiamo la caetta, pigliamo un cone e che manca? A punta. Secondo me nella fabbrica del cornetto oggi c'è qualche specioso che passa a fondo, mangiate il suo gelato, accosse che la punta, non ti rompete. Io l'ultima volta non me ne vergogno, c'era in mezzo all'immondizia con tutte queste carte di cornetto oggi, ho detto io devo prendere la mia punta, ho cercato la punta, ne trovavo una, a chi ho fischio tutte, ma la sono mangiata, ero bello, che buono. Nel frattempo mi carico tutta pittura la panna in terra, disse però l'importante che mi mangiava la punta, e tanto se mi mangiava la panna, il suo cornetto, mi faceva la cerata. Ciao! Bene, bene, anche qui a Catania, signori, le aziende ci hanno, insomma, dato... Che... Di solito per la pubblicità la gente non è così contenta. Cioè, le aziende ci hanno dato, ci rispettano, insomma, ci hanno dato fiducia e oggi faremo una pubblicità live su questo palco e abbiamo degli attori che abbiamo proprio portato apposta. Tipo questo è uno... selezionato da una società di casting che ha portato degli attori, insomma, professionisti nelle pubblicità. Salve, buonasera. Gabriel Sgracco, nice to meet you. No, mi farebbe un po' schifo darle la mano. Dove... Salve, allora, noi qua siamo per fare una pubblicità. L'hai esperienza? Ho fatto un film dove mia mamma mi tirava il cucchiaio di legno e non riusciva a prendermi mai. E che film è? Me Matrix. Non è il solo attore, sono due fortunatamente. No! Siamo qua. Che facciamo oggi? Grazie, ciao. La bambina. Allora, qui non siamo per fare gli stupidi. No, no, ci sono delle aziende che ci danno... Ci danno qualcosa. A lei, a me, a me. A lei è pagato per... lei è pagato per fare l'attore. Ho pagato, veramente? Sì. Sì. Per quella pubblicità è pagato per fare l'attore. Grazie, grazie. E dobbiamo fare le cose fatte per bene. Bene. Allora, è un'azienda di caffè catanese. Facciamola entrare, se è possibile. Faccio entrare il caffè. Ok. Il caffè
A questo non lo impoppetto però, eh? Eh? Non lo voglio impoppettare a questo. Non ci interessa, non piace, qui siamo per lavorare. Per lavorare, sì, lavorare, sì. Giusto, questo, grazie, questo. Caffè, caffè, questo caffè, caffè. Lei dovrà dire la frase assaggi questo caffè e mi dica com'è. Sì, molto facile. Ok, mentre lei questo caffè è eccezionale. Questo caffè è eccezionale. Non deve ballare però. Questo caffè mi fa sballare. Allora, cioè, questo caffè è eccezionale. Non l'ho posata la tazzina perché mi dà fastidio, sì. Ma... lei non deve decidere. No, non la pubblicità faccio io il regista di questa cosa. Sì. Questo caffè è eccezionale. Però lei non riesce a fare normale. Questo caffè è eccezionale. Questo caffè è eccezionale. Ma perché deve mettere le mani? Questo caffè è eccezionale. No, normale. Questo caffè è eccezionale. È già meglio, già. Che sta facendo lei? Eccezionale. E lei mi ha detto prego assaggio, assaggiato. No, prego assaggi è la frase che deve dire lei. Zucchero. È amaro, non mi piace, ma c'è un po' di zucchero. Lei non deve bere il caffè. No, non devo bere. Stiamo facendo una pubblicità. Non mi ha detto assaggi, assaggi. Io non ho detto, lei deve dire assaggi questo caffè e mi dica com'è. Questo caffè è eccezionale, sì. Cioè. Questo caffè è eccezionale. Perché si rimette a fare così? Scusi, questo caffè è eccezionale. Ah, giusto, questo caffè è eccezionale. Eccezionale, perfetto. Eccezionale, allora, lei non deve... Ah, allora, non sto bevendo! Ma sto bevendo. Allora, mi faccia la cortesia, facciamolo bene. Un po' di voce attoriale. Questo caffè è eccezionale. Sì, senza fare questa cosa qua. Questo caffè è caldo, è caldo! Sta facendo? Questo è caldo, continua a bere caffè. Ma si beve, no. Infatti, poi divento un pochettino... Nervoso. Allora, ma si beve, no, questo si qua la deve fare bene. Assaggi. Caffè. Okay. Che cenebre! Tenga questo. Allora, calma. Sono calmo. Questo caffè è eccezionale. Ok, proviamo. Allora! Non deve bere! Non si beve! Non si beve! Questo caffè è eccezionale. Infatti, non tremi! Non tremi, stia fermo! Devo mettere il caffè! Stia fermo. È caldo! Infatti, caldo. Non c'è io! Che cazzo fa? Si deve calmare! Calma, gli scatta il cuore così! Calma. Allora, mi trema la mano, io come faccio a mettere il caffè? Devo mettere il caffè. Metta bene. Allora! Mi fa cadere. Metta tutto il caffè. Ok, mi raccomando. Questo caffè è eccezionale. Assaggi con... Allora, non beva! C'è un biscottino, biscottino! Abbiamo il suo biscottino! Allora, calmo! Calma. Questo caffè è eccezionale. Tu assaggi questo caffè e mi dica... Questo caffè è eccezionale. Allora, vai con la prima, vai. Allora, assaggi questo caffè e mi dica com'è. Secondo me è quel pulpo. È lungo! Che fa se lo beve? Questo caffè è eccezionale! Sì, ce l'ho! Questo caffè è eccezionale! Impazzisce così! Calma! Ce l'abbiamo, ok, facciamola. Assaggi questo caffè e mi dica com'è, vai! Assaggi questo caffè e mi dica com'è! Questo caffè è eccezionale! Caffè gran gusto! Cosa volere di più? Una caramella! Ma l'hai capito? Se hai mangiato due scatole di piano. E le cose sono tu, gli passa l'effetto, lo usiamo come attaccapane. Figliolo! Me li gioca 20 euro sul 54. A me invece 10 euro sul 42. Ragazzi, ma questo non è un centro scommesse. E poi su cosa dovete scommettere? A chi vuole prima? Secondo me il 42. Ma quando mai? Vabbè, io me li gioco. Dottore, non sono qui per me, ma per mio figlio. Ha sempre mal di testa. Gli mancano 8 gradi e 8 gradi. Ha spesso l'otite, deve mettere l'apparecchio, ha le gambe viola e ha i piedi storti. Cosa devo fare? Si spogli completamente nuda e si metta sul lettino. Ma guardi che sta male mio figlio, non io. Ma ne dobbiamo fare un altro, questo è completamente da buttare.
La nostra Tiziana, grazie ancora. Bene, adesso presentiamo una cosa importante per sì. la Sicilia, perché sì. voi non sapete che Mark Zuckerberg, per creare Facebook, fu ispirato dalle strade siciliane. Venne a Palermo, vero. In un condominio, in uno di quei palazzi storici palermitani, mentre faceva il giro per le strade, insomma, vide delle donne affacciate che parlavano fra di loro e disse: ma sapete che faccio un social e lo chiamo Facebook? E a ispirarli furono le curtighiare, i quattro gusti. Tatina, buongiorno. Buongiorno Pina. Me la cacchi, me la cacchi. Anina però si è fatta vai sasa. Ma che capissi, ma è un frutto vendo, non è che è piedo. E che come se siamo a quel tuo piano. Me la cacchi, me la si qua giù che la mi mettesse lo panaro. Totina! Che c'è? Hai ristretto come marito? Che c'è fu? Ma dimmi la verità, ma tu l'hai provato mai l'orgasmo? No, veramente mi hai trovato sempre buona kudash. A modernità! Ah! Ma bella verità! Totina, ma dimmi la cuasa! Ma avevo un periodo con per scamellare un marito di Tanina, ma che faccia vaglia? Non lo so! Ora ci spia a Mimma. Brava, sai cosa fare? Mimma! Mimma! Uitigliara, chi c'è? Ma che clipa mia, si si suida! Comunque, ma stai con un marito di Tanina, ma chi fa travaglia? Ma non lo so, Tanina, ma tuo marito travaglia. E noi male, anzi che in Sicilia non lavorava, non travagliava proprio. Ora c'è un bel travaglio da fuori, a Nizza. Ah, che un nuvole venuto, la travaglia camo a Nizza. Niente, un nuvole travaglio, è la munizza. La munizza, che cose tinti. Ah, ma bella verità. Cacchi, quando sento queste cose, niente, mi mangiano vinta, mi mangiano. Ma non è una cosa, ma non è che non si poteva trovare. Ma appunto, ma ora come fanno a mangiare? Ma che ne saccio, ma come facite a campare? Certo, niente mi fa mancare mio marito. Figurati che là guadagno un sacco di soldi. Un sacco di soldi. Si è levato pure uno sfizio, sì. Si è comprato la macchina nuova, la Giulietta. Ah, dici che è picciolino. Niente di meno, i piccoli si gioca tutta nella macchinetta. C'è un solo travaglio, ma è che i piccoli si mangia. Ma bella verità. Mi pare che chi sei uno che ha 9 TS. Secondo me manca la testa per fare sa casa. Ma che ci fici? Ci potresti la casa? Oh, ma perché non si stava a casa? Sì, e noi si come campavo se si stava a casa, eh? Che mangiamo mai la fritta, mangiamo! Anzi, ringraziare so cucino nino, sai? Come fece travagliare se sei nata? Ah, dice che si fottò un vino tutta innata! Niente di meno, è pure un miracone! Puro, tutti i vizzidu, ave buono su scritto e così giù, non trovo né patatine. Ah, ma bella verità! Però io lo so perché non lo lascia, non lo lascia perché un amore è per sempre. Appunto, ma una volta è per sempre, perché non lo lascia? Tani, ma l'ha avuto si ampi sta fascia! Cascia e tu mimma! Ave una vita, calaio! Ora che ci penso non ne c'ho meccati le bacca tu pure a puote! Dici che ho un pensiero isomate! Dici che cappa che ho pensiero isomate! Ma dico io, ma chi discussi tu? Un travaglio, e piccoli che va tutta innata, campa la pensione e tu c'è ride! Ah? Ma per la verità! Abonete, va, che piede! Bene, allora andiamo avanti perché il blocco rosso, il blocco sì. insomma dove tutti coloro che sono un po' sensibili, non lo so, alla faccia di Mina Fo devono andare a sì, dormire sì. perché veramente, cioè, soprattutto i bambini. Non si fa, non si fa. Ok, andiamo avanti, cominciamo. Vai, dai, cominciamo. Che do schiuma! Cotolette che fanno schifo! Ighera!
Ma secondo lei uno si compra le cotolette che fanno schifo? Ma come sono queste cotolette? I condom bla! E che era? Nessuno li vuole sti cordoni. Nessuno? E allora sai che faccio? Ci faccio mangiare a Tariad, farò il ristorante. Picchi ca, un secca niente. Va bene. E adesso ci trasferiamo in un bed breakfast. Di dove? Di Catania. Di Catania. Dove c'è? Agata? La portinaia! Agata, stasera a Catania il tuo pubblico, guarda. Gioca in casa. Stasera ti puoi dare da fare, ci puoi fare sentire il tuo catanese. No? Buonasera innanzitutto. Ah, che buonasera, buonasera. Che ci ho detto a mio marito, amore, stanotte fammi mancare il respiro. E lui? Se levavo i mutanni e mi fece sciaurare. Vabbè, giustamente lei ha perso la pazienza. No, io pesti i sensi. Completamente. Cioè, fammi giù. Scusa, ma lei a chi cieca? Questo no, perché? Ma per caso che lavora al cimitero? No. Perché? Perché si chiude l'aria la motte puttana. Ma ronda lì. A voi tre. Come va con le lingue? No, io che la lingua troppo buona. No, questo c'è. Che vuol ma dire? Magari chiamano. Ma Agata! Ti faccio divertire. Ma che mi fai diventi a me? Agata, voglio sapere come va con le lingue, visto che ti trovi in bed and breakfast. Ah, con la lingua quella ballata? Sì. Ma insomma, la scasseggio un pochettino. C'è stato il coso, l'idolo americano. E mi guarda e mi fa, scusa, dove sono finiti i miei cazzo? Io voglio i miei cazzo, dove sono i miei cazzo? Ci sono, ma chi mi sta contando un suo cazzo? Ma perché non è che sei di uno? Effettivamente. Il cazzo. Ma che effettivamente? No, cioè... Lui vuole dire chezzi, gatti, chezzi. Ah, i gatti. Io avevo capito un'altra cosa. Ma avevo capito che cosa ha capito. Io non ho un'altra che c'è cucchiezza per i peli. No! C'è, torisco come un altro uno, sciopata a mio marito. No! Che ma non che... mi sennava due. Ma che dice? E poi mi viene da uno. Scusa. Ma lei a chi cerca? Lei si deve fare controllare. Io sono matranga dall'inizio della... Ma per caso lavora dove ci sono i binari? Perché? Perché parlo passeggiare a livello isato. No. Ma forse si riferisce a quando sono nudo. Ah, ah, vai, un poco, finiscila. poco. Ah, vai, finiscila. Comunque me ne devo andare che c'ho troppa premura. Che mi devo andare a giocare i numeri all'otto del sogno che ho fatto. Sì, perché sentiamo, qui anche lei ha giocato. Allora, prendiamo carta e penna e ci scriviamo. Allora mi sono sognata che c'era mio marito che correva. Marito che corre, che numero è? Il 65. 65. Poi ad un certo punto si avvicinava e c'era la puzza. Manfredo di morire. Fetto di morire, che numero è? Il 23. Ok, 65 e 23. E poi siccome c'è Saturno che sta entrando in Giove, mi gioco il 57 che dovrebbe essere la spiegazione del sogno. Qual è la spiegazione? Mutande cagate. Io me li gioco, giocateli, io me li gioco. Confessiamoci, va. Faccia bene, peccatori. Perché il peccato è peccato. Avanti il peccatore. Padre, ho peccato. Peccato. Ho dato un pugno all'amico mio. Mi peccato. Siccome io sono Ma sei cato Alex che perché vede che ne andiamo a dire? Babuziente. Mi dice sempre mettici i gettoni. Cambia compagnia telefonica. Padre, che mi consiglia di fare? Spostate un'anticcia che dopo un piglio. Peppe testa c'è per Maria, la prossima volta che ti ha confessare, la faccio tutti nove. Pace bene, peccatori, perché il peccato è peccato. Tra l'altro l'interpretazione del balbuziente è ovviamente mega grazie, vero, perché Chris vero, è veramente balbuziente. Ti vedo un po'... Hai bisogno tu di rilassarti? No, mi sto rilassando, lo sai. Hai bisogno di pace interiore, secondo me. Sì, lo so, infatti... E per questo ci pensa il nostro Santino, il Santone! No, devo dire la verità, mi sto trovando bene con Santino. Trovi bene, no? Buongiorno! Maestro! Buongiorno!
Buongiorno, buongiorno. Demo Morselli è bellissimo. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Buonasera, buonasera. No, sera buia, tenebra. Scegli sempre la luce, come dico io, mi illumina Vincenzo. La poesia è mi illumino d'immenso. No, mi illumina Vincenzo, mio vicino di casa, ci fotto luce. Ma allora io... Ricordate, karma. Sì. Karma. Maestro, io ormai sì. Mi trovo molto bene con voi, so che lei prende questo... No! E il denaro ti rende nervoso. Bravo, allora... Ma no, mi incazzo io, Pettino. Oggi vi voglio parlare dell'importanza dell'amore. Sì. E l'importante è sempre amare. Sì. E per questo vi cito il passo di un grande filosofo. Filosofo. Fisolo. Filosofo. Filosofo. Poeta. Va bene. Quello. Ambara baci ci è. Dai, cocò. Questa non è una poesia, però. Allora, ho pagato 50 euro. Non lo so. Che facevano l'amore con la figlia del dottore. E il dottore poi morì, ma sua figlia ci piaceva. Ma che cos'è che... Io cosa dovrei imparare da questa metafora della cosa? Karma! Ma lei mi fa arrabbiare per poi farmi calmare. Perché lei è sempre nervoso, c'ha la negatività dentro. Sì. La negatività. Lei non sa parlare. È stroia questa negatività. Guardi, cioè veramente questo manco sono andato a scuola a impararlo, me l'ha insegnato mia madre quando ero piccolissimo. Estrai. Tua madre? Perché tua madre è stroia. Ecco perché te l'ha insegnato tua madre. Cosa madre? Mia madre! Cioè nel senso che ma no, sai, sua madre no! No, basta, maestro! Continuo, mamma! Ve lascio con una perla di saggezza. Se la tua ragazza ti ha mollato per noia, sei monotono. Sì. Se ti ha mollato per paura, sei aggressivo. Sì. Se ti ha mollata per un altro, sei un cornuto. E io ho pagato 50 euro per sapere questa cosa. Grazie. Grazie maestro, grazie. Grazie maestro. E adesso... No, adesso io so cosa c'è e me ne vado. No, tu rimani qua. Perché mi devo qua. Scusare con Catania, no. Perché è una città che invece io amo. No. È una città che io amo. No. E per colpa di Minafò no, e qualcun altro, portiamo sul cosa. Palco delle cose ignoranti. Non è ignorante. Catania non è questa. No, Catania ci ha regalato un mito. Non è un mito. Una leggenda ci ha regalato. No. Salvo! No, no. Saluto! Scusateci, perdonateci. Guardate. L'altro giorno all'improvviso mi son preso di coraggio e mi feci un tatuaggio. Ma che ce ne frega? Cosa ce ne frega? Sono andato da Tonino, che mi feci scondicino, ma puzzava nicchierino. Glu 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 glu. Ma che schifo. Ma che tamarro. Io uccidessi voglio un drago, lui rispose da ubriaco. Ora ti ci penso io. Ma che cos'è? Quando ho visto il risultato, tutta raggia lì in su. Non era un drago, pareva un canguro. Con tutta cura, virata un po'. Ma come fa? Voleva spiegata. Cosa vuole spiegato? Quando vieni di casti, ti fa questa cagata. Ma che ma questa è una canzone, movimento pelvico! Ma questa è una salvo! Giorno! No! Grazie! No, grazie maestro! No, grazie Catania! No, torni quando vuole! Questa è casa sua! Catania. La gente l'ama! Standing ovation! Tutti in piedi per Salvo Saluto! Ma che puttana! Abbiamo offeso Catania! Hai capito? Quello entra, fa bordello, esce, non sento più niente. Ubis! Ce l'abbiamo un'altra! Mettila adesso! I tecnici si vogliono buttare là sopra, alla fine. Fuori onda, sta succedendo un macello, veramente mi state deludendo, voi non siete Catania, voi non siete... No, no, sì, invece sì, questa è la Catania che ci piace, no, ma sì. Che schifo, sì. Catania è cultura, Catania è storia, Catania non sì. È il Salvo Zaud, come no? Vieni qua, vieni qua, ce l'hai un'altra, ce l'hai, ma c'è, ce l'hai un'altra. Chi sei?
un'altra per voi. Neanche lui sa che cosa hanno mandato. Adesso la voglio vedere. Conta, conta. La mattina mia moglie mi disse sogno fuori, ha ritardo qualche ora. Ma che cos'è? Vabbè. Racconta le sue storie. Si picchia la posta dei, prelevavo tutti i sghei. I sghei. E la sonde guai. Non riuscivo più a trovarla, era proprio in quel momento. Pari già passai io. Cos'è questa? Ma arrivai troppo tardi, soldi non aveva più. Se pare scappi tu t'accattasti, la pare fosse mi consumasti. La cosa sola capì veramente. Che cosa? Capì pavare l'affitto, mi fini di lente. Salvo Zaurdo, vieni qua, qua, in piedi, in piedi, in piedi, così. Salvo Zaurdo, grazie Catania, per voi, salvo, grazie maestro, grazie mille, lui se ne va, rimane un nuovo maestro, grazie, prego. Un mito, un mito, un mito, ripartiamo, ci ricomponiamo, eventi, artisti mondiali, purtroppo, la vostra confessione. Perché il peccato è peccato. Avanti il peccatore. Padre, ho peccato. Peccato. Ho tradito mia moglie. Vabbè, tranquillo. Sì, ma la cosa brutta è che l'ho tradita con la figlia del boss della mia zona. E cosa più brutta, l'ho messa pure incinta. Pace, cosa mi consiglia di fare? Ha fatto un biglietto con me. Per pendenza c'è per Maria e quando arriva manna me lo calamete che mi ha pezzo un nuovo frigorifero. Facciai bene, peccatori, perché il peccato è peccato. Peccato. Grazie. Amoni, dai. No, non mi accolto. Amoni, Tony, entra, amoni. No, no, no. Amoni, jazz. Ma che cosa? Dai, non lo... No, ragazzi. No, ragazzi. Dai, 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 il pubblico catanese ti vuole bene. Ma il pubblico... Ma io sono venuto a fare bella figuccia, ci tenevo tanto. Ma meglio di così, standing ovation, mai visto. Ma voi non avete idea di che cosa devo sopportare ora io da quello lì? Che si convince di essere Michael Bublé, raga. Cioè... Capito? Cioè, non glielo levi più dalla testa, dice sì, ma con Bublé è bravino, però io sogno più fuori. Ti comincio a dire, oh, Cristi, Cristi, quanto saluto in bene, eh? Appena fondi, ce ne si vende, eh? Così parla, salvo Zavoglio, guarda. Ma con un miracolo solo ci può salvare, grazie, basta. Solo lei ci può aiutare. Ma sempre a me avete muto, avete dove, sapete qual è? Qual è? Non c'è, non più, c'è più rispetto. Non c'è più rispetto. In realtà questa volta non sono venuto nemmeno per voi. Io già me una settimana che sono gnocca perché venne a trovare a mia cucina Sant'Agata. Cavassai con Naveri. Grande. Brava, sì. Abbiamo parlato un po' dei problemi e praticamente per ora c'è un cugino mio che chissà praticamente sta soffrendo con la texa padda con l'animale. San Francesco. Sì, che ci siamo avvicinati, sì. Ci si sente, ci si... ma com'è sta cosa che parla con l'animale? Cioè, no, in realtà dice io parlo, dice suite che mi rispondono, ci si... ma posso capire San Bernardo che è della famiglia? Ma no, che parla con l'animale, come ti sente dai piedi? San Bernardo non è della famiglia. Dice vabbè, tu mi sfotti, dice perché tu sei meglio, mi avevo un malanno che va dicendo che cammino sopra l'acqua perché ti affronta a dire con sanata. Tu immagini che cosa mi dice a me, cioè tu immagini. Cioè, se intanto io bagno un mofazzo perché mi scanto casa magna nei capelli. Ecco perché camminava sull'altro. Ci sei fatti a coturisti con me per a Natale. Dici i pisci, ci sei vedere che i pisci un pazzo. Alla se vero pazzo. Comunque la colpa è mia, la colpa è mia perché con tutta l'umanità questi problemi me li sono creato io perché vi do troppa confidenza. Troppa... Voi sapete solo chiedere. Per esempio, aiutate che Dio ti aiuta. Ora no per difendere a me, padre, ma sì. Tanga, mo sapete quanto siete un nome. È vero.
Cioè, solo una Cina, sono non me le hai. E c'è i confondere se chiede su tutto qua. Ora, dimmi una cosa, se lo stesso minuto tu e Belen ci ha domandato un favore a me, infatti secondo te, ma infatti sta pensando a te. Ma mi sembra pure logico. Tu conto l'ultima, ma praticamente era qua, per farti capire quanta confidenza do io. C'era uno che non poteva camminare, c'è se figliolo, ci sono, ti preoccupare, io ti posso aiutare. Alzati e cammina. O sai che cosa mi disse? Dice, fatti i fatti tuoi, ma se no me levano la pensione. La verità, sapete qual è? Non c'è più rispetto! La saluto, grazie, complimenti. Non si dà, non se la prende. La Sicilia è anche quella, la Sicilia non è solo cabarettisti che urlano e quant'altro, la Sicilia è mare, la Sicilia è cucina, la Sicilia è arte. Acqua minerale, birra, Coca-Cola, succhi, oh signore! No, allora, aspetta. Odio! Siamo a Catania. Siamo a casa dell'editore. Sì. Cioè, ci sta guardando perché lui ce l'ha presa di cuori da cui abbiamo ricevuto veramente una miriade di querele. Sono contento. Ma siamo qui a casa sua, adesso spieghiamolo una volta per tutte. Allora. Andate nel vocabolario su Wikipedia e vi accorgerete che Suki in giapponese, lui è giapponese, vuol dire amore. Amore Suki. Non devi evitare di dirlo così. Ma poi con questa intensità. Allora, signor, con intensità piano piano, dico perché Suki, amore, tutto quello che. Tanto parola antica, signor. Antica, addirittura i Masai. Sì? I Masai facevano i Suki più sorprendenti. Veramente? Sì, Masai Suki che facevano. vede. Lei rovina tutto. Allora, signor, per evitare, aggiungi succhi, aggiungi amore. Stai facendo pasta con succhi. È normale. Poi c'è il formaggio. Sì. Sai qual è il formaggio più confidenziale per tutti? Il taleggio. Che vuol dire? Taleggio. Succhi. Ma non è che lo dici così? Poi c'è top de top. Tuma succhi. La rabbia che ci mette. Allora, è da querela. Perché da querela? Per evitare querela, io dico, siccome ho capito che ho avuto problemi, noi abbiamo fatto un programma televisivo, signore. Sì, dove? Sì, su cielo. Su cielo, allora guardate sto programma su cielo. Sì. A che ora? Cielo succhi alle 22:30. Ma no, perché l'ha chiamato cielo succhi? No, è tardi. Se non ce la fate, cielo succhi la mattina presto. No. No, sarebbe stupendo, no, però allora, tigno, io ho problemi in Sicilia, per esempio l'olata è buonissima, orata, succhi, però tigno, vogliamo puntare questa terra che è meravigliosa, è una terra accogliente, e quindi tipo per esempio la sepia, sì, la sepia la produciamo, non mi piace come nome, sepia, in giapponese si dice sepia, in siciliano siccia. Siccia. Siccia, succhi! Seppia, benissimo, questo suona. Oppure questa prendi siccia, succhi, sì, poi tagli le verdure, per esempio utilizzate, per consiglio, sedano, tagliato piccolino, Accia. Sedano. Come si chiama? Accia. Accia, succhi! Non parla più. Ma tu te le tiri addosso. Poi, basta. Bravo! Bravo. Accia su, bravo, che fa? Grazie a te. Grazie. Poi, se non piace l'olata, utilizzate il tonno, che in giapponese si chiama come in inglese. Sai come si dice tuna? Tuna, sì. Mi dicevo, tuna, suki! Bello pieno, tipo, una querela l'uno. E poi, signor, indoliamo tutto con un dolce. Sì. Mi posso permettere di aver inventato una mousse straordinaria? La mousse, no, sì. Posso pubblicizzare la mousse che è il nostro cavallo di battaglia? Sì. Musuki a 5 euro! No! Come no? No, 5 euro sono troppi. Musuki a 4 euro! No! Di soldi! Musuki gratis! Ma che se ne vada, no, se ne vada! Non me li potete... Se ne vada, no, se ne vada! Prima di andare, c'è mio avvocato che mi sta guardando. No, no, lei se ne deve andare, veramente. Se ne deve andare da questa regione perché questa regione non è fatta per lei. Perché abbiamo un altro linguaggio che somiglia al vostro ed è volgare in quella maniera. Sì. Quindi se ne vada da questo continente. Allora io vado via. Se ho sbagliato tanto questo linguaggio, dico a tutti: scusate. No. Lei la deve finire, se ne deve andare. Vabbè, io me ne vado, signor, me ne vado perché noi abbiamo aperto punto vendita in Nepal. E se ne vada in Nepal. Succhi in Nepal! Signor, dove lo vado a buttare fuori personalmente. No, vai a parlare con l'avvocato. Sì, subito. Io qua chiudo la puntata perché abbiamo terminato. Così. Sogno! Ma che hai terminato, Matanga? La parte più bella, più inne dello spettacolo, vi ha portato Piero Denze! Che Matanga!
Salvo Zauddo e Piero Denzi. Questa è Sicilia Cabaret. Scooby-Doo papà, te la pongo o pongo qua. Tutti i bambini a letto, c'era subito, papà. Subito a letto. Poesia. La volgarità, la volgarità. Moto. Ondulatorio, sussultorio. Ripetono le persone. E da quest'anno rotatorio, rotatorio, rotatorio. Bravo Piero Denzi! Io... Professor Piero Denzi! Dove mi devo trasferire per non avere più a che fare con io voi? Io sono il professore, anche Catania mi ama, sì. Perché sono un bravo ragazzo. Solo tu l'ha caputo, perché sei un teiseca. Ehi! Oh! Laureato, signor Madonna. Ma laureato in volgarità. Scienze del turismo. Cos'è scienze del turismo? Un e due sognava palleggiatura, figlio. Cioè, lei è Zauddo, siete veramente lo schifo. Sogno me chi tutte, sogno number wine. Ma tengo, non si aspettava. Chi è? Che è uno scemo. È uno scemo, magari non sa parlare l'italiano. No, non sa cosa è. Non lì. Sa cos'è. Nonostante le reiterate disapprovazioni che lei puntualmente mette in risalto, ci tenevo a ribadire che l'anno venturo sarò io il conduttore di questa trasmissione, coadiuvato da un individuo altrettanto fine ed elegante quanto me, indi per cui le consiglio di andare a cercare un'occupazione valida a un tipo inutile come lei. Shampoo, balsamo! Matanga, prossimo anno a casa! E conduce lui. Conduce lui, ma non sì, sarà in solo. In coppia, lui è chi? Chi? Non sarò da solo. Non infatti questa da sera da ho portato una canzone che canterò per la fine della trasmissione e per la fine della sua conduzione. Con chi? Perché vi abbiamo portato Salvo Zauddo! No, questa canzone per questa tradizione. Ok, bomba! Piero Denzi con Zauddo per il massimo del trash, ora vi rinzo pure. No, dai, raga! Ha chiamato un editore di questa tradizione, non la presenti più. A casa! All'anno nuovo, sto programma, presentiamo io e tu. Trasmissione diventa importante perché noi siamo la gente elegante. E tu che sei una cosa intare, ora trova più ti puoi raccicare. E con affetto ti consigliamo un teatro, leva a ciamare. Ciao Bertaglia! Piero Denzi e Salvo Zauddo! Poesia! Ti mangiato bene, signor Mazzarca! Poesia! Una cosa così trash non si è mai vista nella storia della televisione, per me. Bis! Bis e quattis! Ciao! Senza microfono! Cioè Zauddo, Piero Denzi e Casugno insieme. Cioè, mai visto. Va bene. Io me ne vado. Vattene. Ma che schifo però, ragazzi. Sì, però. Che dai, schifo. Che bello. Falsi d'autore, vi siete rovinati. Vabbè, andiamo avanti con la... No! Ma che fai? Muove se lo vai bene. Perché? Ma perché non lo sai mai bene quando tagliano i capelli? Sappuoia. Ma sappuoia. Sono parru, sono chiede, sono par... E sono qui per rifarti il... look. Che? Ho la dame solo un cennudo, apposta. Ma che c'entra? Sono intruso, ci sono un maschio, non me la fai sentire. Ma che morire? Fammi i capelli, dai. Vieni, facci i capelli. Vieni, dai. Appoggia le tue felli trasparenti. Vabbè, non c'è. Ma che fate venisse? Sì, ne ho poche. Ne ho un euro, te, po'.
Mirafo, lo sai, io ho gente da tutta Italia, pure da Catania. Sì. Oggi è venuto un romano e mi ha detto: Christoph, fammi i capelli neri corvino. E tu che hai fatto? Ci mette l'aranciata, vino una via. Ma che c'entra? E mi gusta assai. Ma che c'entra? Lei i capelli, vabbè. Non lo so, sto qui, stavo aspettando. Ma che stai facendo? Scusa, vabbè, però poi mai tu hai sei amici. Ma che sei amici? Ma chi lo conosce? Oh, insomma, vabbè, non lo so, ti faccio capire. Vabbè, dai. Che lei è veramente rovinato, parlo un nitoraci a de pare. Ma che nasta, eh? Ah. Oh, oh. Che? Ah, ah. Che? Fatti controllare il suoneo come piace. Ma che cosa? Ma che ha? È rialzato, me ne fo. Ma cos'è la sonda? Ma... Ah, è pure una vetta inclinata. Ma che cos'è? A diagnosi mi fa. Comunque, me ne fo. Ti saluta la ragazza di mio cugino. Che? Maria, noi la chiamiamo la freddolosa. Perché? Un salavamo qua, dove avete ammettato tanta grascia, a parte che mi sa la sciaipa. Tu, pensa che mi cucino una volta ci fece un succhiotto. Pareva che se la mangiato un ipuri di siccia. Può capire? No. A me che ti piace la siccia. Io ho un schifo. Comunque non so più che parli di mio cugino. Mio cugino mi vuole la siccia. Ma sono qui per rifarti il look. Se ti già mette la base. Basta. Questo look l'ho chiamato ufficio di collocamento. Ma non hai fatto niente. E perché chi che fanno? Ma che co... Mamma c'è che mare devi più del conga e non vi fitta togli sottilino. Di spostarci in giro per la Sicilia con Stefano Piazza, che ha intervistato i siciliani. C'è da morire dalle risate. Non me lasciala. Il punto G, dove lo troviamo? C'è la mia ragazza qua davanti, non glielo posso dire. Sulla donna lo possiamo trovare. Vietene alta. Bellini, come vai su da Vietene, Ma Bellini come punto G me lo indica? Sì, non la so aiutare. Mai avuto a che fare? No. Lei non c'è mai andato? No, perché Catania ha tanti punti G. Il classico punto G. Può mangiare buono? Sì. Ottenendo calabrese. Non lo so, forse non c'è nessun posto. Vi invito ad andare all'Etna perché lì c'è un punto G. Punto G è il punto della gioia. Toccate con mano. Con la mano loro, con la non mano con la mano nostra. Con la mano d'oro. Ma c'è chi va in tram, c'è chi va in macchina e c'è chi va a mano. Beh, Catania non è che ha un solo posto, c'è molto da vedere. Lei dice non c'è solo un punto G, ma ce ne sono tanti. Tanti. Punto G? Ma ce n'è tanti posti dove si mangia bene. Il punto G maggiore che lei conosce, qual è? La festa di Sant'Agata. Non mangiare pesce se non hai alle tre bocche. Zona via Plebiscito. Non solo in via Plebiscito alta, ma qualche zona anche più bassa. Quindi il punto G è più in basso. Questo non lo so. Che punto G? Che vuol dire punto G? Il punto G a cosa? A lusti e mangia, va. Non lo so, che cos'è il punto G? C'è un focolare, dai, fuoco, canne, salamariglia e mangiamo. Il punto G lo tocchiamo? Sì, il punto G lo tocchiamo. Il punto G che cos'è? Studiate e poi mi fate sapere anche a me. Vi invito a venire a vedere il punto G a Catania. No, quale punto G? Non è neanche il punto A, perché non lo so. I monumenti, spazi per Catania. Venite tutti a Catania a trovarci al punto G, che si mangia spettacolare. Dove posso trovare un artista da zona erogena? Sono un artista. Canzone erogena di Danilo Ventura. Io senza te non sono niente, non me lascia. Lei non è mai stato né nel punto G. No, non lo so aiutare. E questo è molto molto grave. E non ha mai conosciuto le zone erogene? No. Veniti qua al punto G che ne sballiamo tutti i pari. Niente, completamente. No, mai. Single? Sì. Beh, per forza. A Palermo! Mamma mia, che caro cugino, inzuppare il tuo destino. Mamma mia, quante femmine, cugino. Vedo troppe femmine sì. Qua. Mamma mia, vedo minne ovunque. Veramente. Minne di qua, minne di là, minne di là. Ma dove siamo? In Minnesota. A Palermo. Guarda, quella è Giovanna. Mi ha mangiato con gli occhi, è rimasta secca. Ah. E quella è Francesca, mi ha mangiato con lo sguardo, è rimasta stupefatta. E quella è Carmela, mi ha mangiato con gli occhi, è rimasta ne una. A Palermo. Cugino, hai visto che qui è pieno di femminazze? Sì. Stasera. Stasera sì. Si inzuppa il biscottino. Biscottino a Palermo.
Non ho capito, cugino. Non hai capito? No. Stasera? Che? Si libera il gabbiano. Il gabbiano. A Palermo. Col biscottino. No, non ti capisco, veramente. Ce la metto tutta. Stasera? Sì. Che? Si conficca l'ombrellone. Ombrellone. A Palermo. Col biscottino. E il pellicano. A Palermo. Non ho capito, già. Stasera? Sì. Ah! Che? Si frigge il cetriolo. No. Cetriolo. A Palermo. Col pellicano. E il biscottino. Non ho capito, cugino. Stasera? Sì. Si nutrono le masse. Sì. Si lecca il francobollo. Si impollina il pistillo. Si balla il cia cia cia. Oh, si schiaccia, si schiaccia, si schiaccia. Io non ho capito. Cugino? Stasera? Sì. Se foot o no? Sono scioccato! Ma perché non le dici in Rai queste cose? A Palermo! Ok, cugino, ti presento un po' di ragazze, vai Camillo! Oh, no! Oh, Giorgio, già! A Palermo, potete, vabbè! Ma... Così, con le mani! Vai, cugino, vieni qua, vieni qua! Ragazze di tutta la Sicilia! Oh, mio cugino è veramente il più buono che c'è. Vantati, vantati. Vedi che io. Il fisico, il fisico. Con questo fisico ho fatto un film famosissimo. E lo sapete come si chiama? Il collezionista d'ossa. Ah, mi devo aiutare, cugino, non ammazzare. No, cugino. Te la manda. Cugino, io voglio una bella sirena stasera. Ok, voglio... caro cugino, inzuppare il mio destino. Ora ti abbordo sto bello bocconcino. Mamma mia. Lo vuoi? No, ci vado io. Vai, vai, cugino. Ciao, mio bel cioccolatino, sono con mio cugino. Mi sembri una sirena. Che fai, ci vieni a cena? Sirena! Amore! Amore, vuoi stare a cena? L'hai pescata la sirena? No, pigliavo un scoifano. Venecca! A Palermo! Cugino! Sta a cena, uè. Per 11 mesi l'anno le cronache in Italia parlano della Sicilia soltanto per cose di mafia, ammazzatine e cose di questo tipo, ma fateci caso che appena arriva agosto, mese delle ferie, s'arrecampano tutte qua e noi li accogliamo perché siamo una terra accogliente. L'unica cosa che voglio dire agli italiani, quando tornate in Italia non ricominciate a parlare male di noi, ma ricordatevi che da noi si sta talmente bene che abbiamo paesi che si chiamano Campo Felice. Noi siamo così affettuosi che abbiamo Castelbuono, siamo talmente generosi che abbiamo Polizzi Generosa. Vuoi mangiare Buon Fornello, vuoi bere Sambuca, ti vuoi divertire Scopello. A noi non manca niente. Noi per gli intelligenti abbiamo Capaci, per i graziosi abbiamo Carini, giustamente accanto gli abbiamo messo Isola delle Femmine. Vuoi cose gustose ti mandiamo a Militello Rosmarino, se alla frutta ti mandiamo a Pace del Mela, vuoi barzellette ti mandiamo a Montallegro, l'importante è che non ci rompi le scatole, se no ti mandiamo a Caccamo. Sei un nobile ed elegante, il tuo paese è Contessa Entellina. Sei un VIP famoso, il tuo paese è noto. Ti piacciono gli uccelli, ti mandiamo a Capopassero. Fai l'amore in 3 minuti. All'Isola dei Conigli. No, perché a noi non manca niente. Sei un maniaco sessuale, ti facciamo fare un giro tra Ciminna, Fecarazzi e Fecuzza. L'importante è che appena torni in Italia non ci rompi questo ioppolo Giancaxio. Basta. La Sicilia è una terra meravigliosa,
non si possono fare soltanto film di mafia. Basta, se fosse come su Squadra Antimafia a Palermo ci fosse un morto ogni 5 minuti, ci sarebbero per strada più corone di fiori che panelle e crocchè, ma noi per strada non sentiamo il profumo delle rose, noi ne sentiamo feti di frittura. E allora io dico una cosa: se venite in Sicilia, basta soltanto film di mafia, facciamo film erotici. Già noi siamo più adatti. La Sicilia è l'unica isola a forma di triangolo. I colori della bandiera sono giallo e rosso, gelosia e passione. E il nostro simbolo è la triscele, la trinacria. Una testa e tre gambe. E quando uno c'aveva la terza gamba, così, altro che film di mafia, i meglio film potevamo fare. Direi che siete un pubblico come la fine del mondo, che per noi fine del mondo è un complimento. E adesso questo complimento lo canto. Ondo, ondo è la fine del mondo. Endio, endio è la fine dello stipendio. La fine del mondo è Sicilia, cabaret, il teatro e le sue luci ed io che dico Suki. Ondo, ondo è la fine del mondo. Endio, endio è la fine dello stipendio. La fine del mondo è chi porta l'allegria come i Badaboom, piazza e la sua pazzia. Ondo, ondo è la fine del mondo. Endio, endio la fine dello stipendio. La fine del mondo è ascoltare la musica rap, scaricarla dall'iPhone e gridare Isa Gus Bregedon Akis. Ondo la fine del mondo. Endio, endio la fine dello stipendio. La fine del mondo è un mondo più sicuro grazie ai nostri falchi e al Cavaliere Oscuro. Stipendio. La fine del mondo è il talento di un artista come Lello Troppo Bello e Cetti l'Estetista. La fine del mondo. Endio, endio la fine dello stipendio. La fine del mondo è il nostro super mammo che stravede per suo figlio, ma spesso fa danno. Davide Blip! Ondo, ondo, la fine. Grande Tusa! Endio, endio è la fine dello stipendio. La fine del mondo è i colori del mattino. Marco fa il vecchietto insieme a Sulino! Stipendio. La fine del mondo è un mondo delicato, ti confessi disperato e il prete dice è peccato. Di Balistreri. Fine del mondo. Endio, endio è la fine dello stipendio. La fine del mondo è avere per le mani un mestiere come il sattone e il nostro parrucchiere Vespertino e Chris Klan. Nel mondo endio, endio è la fine dello stipendio. La fine del mondo è il fine settimana e la padrona di casa la nostra Loredana. La fine del mondo è chi si impegna e fa carriera. L'altro ieri era Nuddu, adesso è Saudo! La fine del mondo. Endio, endio, la fine dello stipendio. La fine del mondo è chi fa ridere di cuore. Lo fanno da sempre i falsi d'autore! Girar per
nella città sentire tormentoni, ma bella abilità, i quattro gusti, yeah! Dello stipendio, la fine del mondo è veder passare gli anni. Io sono felice e io sono Gianni. Signori, i respinti, i respinti. Endio, endio, è la fine dello stipendio. La fine del mondo è sognare Gabber e Fo, svegliarsi e lavorare con Matranga e Minafo. Grazie Catania, siete fantastici, grazie, grazie a tutti per essere venuti, grazie ambasciatori, siamo felici di aver trascorso l'ultima puntata qui a Catania, parlo a nome di Matranga e Minafo e di tutta Sicilia. Grazie, 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 grazie a tutti, grazie Catania, grazie. Tutti assieme, io la volevo fine. Fare, fermi, no, non chiudete, non chiudete, non chiudete, tanto stasera è tutto così. Allora, fermi, perché volevo fare un ringraziamento particolare ai comici catanesi che vengono tutte le settimane a Palermo, ed è veramente la cosa più bella che è stata fatta con Sicilia Cabaret, è incrociare i comici di tutta la Sicilia con un solo linguaggio, quello della risata, e questo è grazie a voi. Volevo ringraziare, non è facile, volevo ringraziare Loredana, dove sei Loredana? Vieni qua, Loredana Scalia. I falsi d'autore, talenti, volevo ringraziare Salvo Zaud, Salvo Palumbo, oggi è follia, oggi è follia. Dobbiamo raccontare una cosa che adesso resterà nella storia, il provino di Salvo Zaud, sì, no, lo volete sentire? Sedetevi, tanto possiamo Peppe? Possiamo, sì. Raccontiamo il provino di Salvo Zaud. Salvo Zaud viene a teatro, senza nulla, viene a teatro, sale sul palco, noi lo guardavamo, diciamo questo è scemo, cioè non è... Lorenzo l'autore. Cosa faceva? C'ero io e lui ha passato tutto il tempo a sfottere i provinanti. Sì, a tutti i provinanti. Conosceva i tormentoni di tutti e a un certo punto è arrivato la sua voce. E non aveva niente. Ma non so ci fare niente, non so ci fare niente. Allora, ma scusa, ma che sei venuto a fare, Salvo? Cioè, no, vabbè, ma io una cosa so fare soltanto. Cosa sai fare? La sceneggiata napoletana. Che ce ne frega della sceneggiata napoletana? Guarda, non è il mestiere per te. Tu che lavori, cioè, non possiamo lavorare con te. Tu che lavoro fai nella vita? Un cantante neomelodico. Da qui il bull. 3 minuti di pausa. E prova a fare il cantante neomelodico. E ci è riuscito! Ciao! Volevamo regalarvi qualcosa di nostro. Però scusa se mi permetto. In italiano ce la fai? No. No, non ce la faccio. Allora aiutiamolo. Scusa se mi permetto. Permetto. Se mi permetto. Però io siccome con 2 mani non ce la faccio, non ci riesco, voglio un aiuto da tutti quanti per fare e per dire grazie a Matranga e a Minafo. Forte un applauso forte da parte mia. Ma perché cosa? Grazie se sono qua, grazie a te che credete in me. Io non ci credo, tra l'altro. Usa il mio mito! Il mio mito! Questa cosa. Dobbiamo chiudere! È una follia! Grazie, siete un pubblico fantastico! Falsi d'autore! I falsi d'autore! Tiziana!